Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Thomas, e oggi siamo qui in una nuovissima profile. Siamo in questa profile di Salamangret. È giusto, diciamo, portare un video su questo mazzo proprio perché è ritornato alla stragrande. Non so se sarà un top tier, non credo sarà un top tier, però sicuramente si rimette in mostra perché ritrova una delle sue carte migliori e quindi è giusto portarlo, perché veramente adesso è migliorato tantissimo. È stato praticamente, hanno limitato tantissimo Dragon Link, hanno rotto il cazzo comunque a qualche mazzo e quindi questo mazzo adesso può provare a dire la sua. Poi per carità, non straperde da determinate entrap, quindi vabbè, ovviamente Ash, Perma, quelle bastardate là, ovvio che ci sono sempre. Quindi secondo me può dir la sua adesso che hanno rimesso Staglio e boh. Io non so, un voto che darei al mazzo, gli darei comunque un 7,5-8, cioè nel senso comunque è forte il mazzo, cioè hai tante carte che puoi giocare per far male, il mazzo c'è, assolutamente, molto versatile. Iniziamo subito con la lista. Gioco 2 debug e 3 flame bufferlo, semplicemente per il fatto che entrambi sono molto molto forti. Questa si becca ovviamente tutte le entrap della storia dell'umanità. Questo magari va bene, non si becca perma, però comunque debug è forte. Flame bufferlo pure, allora giochiamolo così perché comunque cioè, ci sta, nel senso lui ci fa fare più 2, questo ci adda la carta, non è male. Cioè, secondo me è giusto giocare 3-2, ecco. Poi, ovviamente, con loro è giusto anche metterci i 3 Parallelic Seed, perché sì, cioè, nel senso, Parallelic Seed ci fa portare Abyss Duel e roba Gusca, ci fa estendere qualche combo. È pazzesca questa carta, quindi se non la giocate è un problema. Passiamo ai mostri Salamangret, ovviamente Gazzella, 3 Spinny, 2 Volpina, 2 Jaguar e un Falco, che ovviamente l'ho messo fuori in quadratura. Perché questo rate? Allora, Gazzella, vabbè, a 1 perché è limitata a 1 e va bene così. Senda è forte, sappiamo tutti cosa fa Gazzella. Spinny è una special, quindi secondo me è giusto giocarne 3. E poi abbiamo comunque Staglio, quindi è un livello 3, è giusto così. Volpina abbiamo già 5 normal, in realtà sono 8 normal, con questa 10. E quindi, boh, sinceramente, certe volte preferisco vederla, certe volte preferisco averla al cimitero, magari mandarla alla di Gazzella, comunque trovare qualche modo, ma doppia ci sta. Jaguaro invece ci serve per rimischiare le carte da grave, per specialarlo, quindi secondo me doppio ci sta, perché se ce lo bannano può dar fastidio. E poi Falco è sempre una carta molto utile, sia per il fatto che si evoca in modo molto semplice e anche per il fatto che ci setta le spelle trap Salamangret. Poi ovviamente gioco anche il serpente proibito perché è un buonissimo extender, dovevo metterlo prima ma me ne sono dimenticato. Entrap gioco 3 Ash Blossom e facciamo che metterle subito 3 Infinite Impermanence, non gioco di più. Potrei pensare di giocare anche... potrei giocare le Sister? No. Potrei... Aspettate, easter egg violentissimo. Potrei pensare di giocare anche loro. Tipo 3 di loro al posto magari di 2 Strike e una Colled. Perché comunque è un mazzo che se va secondo con solo 2 entrap, cioè 6, non so quanto può dire, però... Magari boh, voi giocate questa al posto di 2 strike e una colled e boh, ci può stare. Anche perché poi è un livello 3, quindi può aiutare in qualche modo. E boh, e quindi potenzialmente possono arrivare a 9 entrap. Poi ovviamente gioco mono colled perché è forte sia, vabbè, da tirare, ma anche contro entrap ovviamente. Poi un santuario, ovviamente. Metti a fuoco, grazie. Un circolo che ho perso, quindi metterò un'immagine adesso, ma ho perso un circolo e vabbè. E poi ovviamente 2 will, perché ci fanno fare le special, si tribù, fa bordello, fortissimo. Poi 3 mining e 2 desire, non mi piace giocare a 3 desire, non sempre la voglio vedere, è forte, però preferisco giocarla a 2,
perché sì, e poi 3 mining, tra l'altro una ultra e 2 super, vabbè, lasciamo perdere. Trappole, 2 roar, 2 rage, 2 strike. Allora, perché? Allora, strike intanto è forte, un estender forte. Rage e roar. Allora, questa può anche essere giocata mono, ma io preferisco giocare la doppia perché le trappole cerco, voglio sempre vederle. In qualche modo voglio sempre vederle. Perché almeno posso fare combo più grosse e posso provare magari a non mandare questa Grave e farmi direttamente il rank 4. E poi vabbè, questa si risetta, quindi alla fine è come se ne giocassi 4 e invece questa no, quindi va data. Però alla fine il concetto è quello. Secondo me giocare a 4 è importantissimo. Due strike, uno perché sono americani, due perché sono forti, tre perché sono belli. Però, come ho detto prima, molto probabilmente tolgo due strike e Colette per mettere tre di queste, perché sì, ragazzi, bisogna farlo. Passiamo all'extra, non c'è la side perché non ho fatto nessun torneo con sto mazzo e non mi va di mettere la side, anche perché la side è praticamente simile a tutte le altre. E ovviamente tre di queste, tre di questi. Questo vabbè, protegge, adda, questo fa tutto, fa la pizza, fa il kebab. E 2 Itleo, rimbalza, fa la pizza anche lui. Questo reparto va sempre giocato così. Poi Splash Mage, che è un extender. Update Jammer, Trascold Talker e Access Code ovviamente di una rarità speciale. Ultimi ma meno importanti, Staglio, Baguska e Dweller. Allora, non riesco a togliere uno tra Baguska e Dweller, sono veramente importanti come carte, sono fortissime e quindi non si possono togliere semplicemente queste carte. Quindi ragazzi, che dire, grazie per aver visto questo video, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate dislike, no vabbè, mi dissocio, però grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.